Rune e Cialle. Gemaili, Zuniga in attacco, Santana e Pandev alle spalle di Mascara. Si comincia con il Napoli che batte per primo. Avanti Napoli, avanti Napoli, siamo tutti con te. Ribatte su. Ottima la prestazione fino a questo momento. Ci prova Fidelev a cercare ancora Pandev. Ancora l'iniziativa personale di Gemaili. Conclusione. C'è Superbike. Cerca spazio, traversone atteso in area di rigore. Come può Jokic. Ancora la palla che si impenna. Gemaili resta lì con Pandev. Poi ancora Gemaili, ci prova col destro al lato. Con il destro a spiovere per Paloschi. Controlla palla, buona ad evitare Aronica. Attenzione lì, scivola Crusado, arriva Temai, la palla termina tra le braccia. A cercare Pandev, vince un contrasto, poi serve palla per Santana. Ancora Zuniga, una finta, la palla sul destro, provaci! Ah! La pallina completamente sbagliata. Poi Gargano, ancora Santana, Zuniga, Santana, attenzione! Sotto porta, qualcuno che tiri! Non ce la fa Pandev. Subito prova a ribaltare il fronte. Bradley, attaccato da uno strepitoso Gargano. Sempre lui, ci prova ancora Wally con il destro! La palla è fuori, nulla di fatto. Per Crusado, controlla il pallone Rinaldo Crusado. Occhio a questo destro! La parata di De Santis sul tiro di Atenatissima. Traversone, attenzione, in rigore, colpo di testa, fuori di poco. Moscardelli prova a rientrare, ancora Moscardelli. Il destro, se la vede all'ultimo istante. Va a sistemare la posizione. Parte Moscardelli, abbondantemente alto, nulla di fatto. Miller, tutto regolare. Attenzione, ancora Rigoni in aria, Paloschi. Mamma mia. Cavani, ancora il Matador, traversone in aria di testa, in tuffo, ci ha provato San Marco. Etemai a spiovere, attenzione, Fidelev! Mi astengo da ogni commento, mi astengo da ogni commento. Fidelev, questo è un gol di Fidelev. 26esimo del secondo tempo, siamo stati capaci di far segnare il Chievo, siamo stati capaci di far segnare il Chievo, proprio come un anno fa. La storia si ripete, anche se il gol di Moscardelli. Ma diciamo che dopo quanto avete visto ancora una volta adesso, diciamo che Moscardelli dovrà. Andiamo con Camillo, tu per tu con Bradley. Serie di finte, entra in aria, vai, 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 vai così! Peccato. Zuniga, duello con Sardo stavolta. Vai Zuniga, serie di finte, va sul fondo. La mette ancora in mezzo! Non ci arriva Cavani, che peccato. Ancora la Zuniga. Tenuto basso da Sardo, Zuniga prova l'azione personale, apre bene per Hamsik, oro colato, mette in mezzo, ma credici un po' di più! Più cattiveria, più cattiveria! Fernandez, no! Moscardelli ha ricevuto un regalo da Fernandez, prova il sinistro e De Santis si deve superare. Hamsik, girati e vai, su, vai! Riceve palla Gargano. Il controllo di Gargano, poi la conclusione abbondantemente fuori. Pandev gioca il tutto per tutto il Napoli. Vediamo Hamsik, Cavani, la parata di Sorrentino. Sventaglia per Moscardelli. Conclusione fuori. Riparte il Napoli, su. Dai, 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 dai Aronica, dai. L'arbitro dice che bisogna giocare. Fuori gioco di Cavani. Offside. Ed è finita così. Esulta il presidente Campedelli. Scappa via. Ebbene sì. Ebbene sì. Ha ragione a scappare via. Quando mai avrebbe immaginato che
il Napoli perdesse questa partita. Ma quando va? E invece l'ha vinta, grazie al gol di questo calciatore, si chiama Moscardelli. Ha messo il pallone in porta su assist involontario, ovvio, di Fidelef. Napoli che ha cambiato 7 elementi questa sera e i risultati, eccoli qui. Non può essere mai la stessa cosa, mai. Quando hai fuori classe, li devi far giocare sempre, soprattutto quando sei in testa alla classifica, come lo era il Napoli fino a prima di questa gara. Intanto ci fermiamo, linea alla regia e poi torniamo.